Anzitutto, guarda, sono molto contento perché qui nella mia parrocchia tutti, la maggior parte, stanno tifando veramente per la Colombia. C'è una comunità intera che in questi giorni di mondiale si è colorata di giallo, blu e rosso. Sono i colori della Colombia, una delle sorprese del torneo brasiliano. E se la nazionale italiana è uscita troppo presto, a Tegoleto tutti si sono stretti attorno al parroco, Don José, primo supporter dei Cafeteros. Anzitutto, per me è stata un'occasione molto bella. Guarda, erano 16 anni che la nostra nazionale non partecipava a un mondiale. Per me è stata una gioia molto grande. Grande da vedere anche la nostra squadra arrivare già ai quarti. Dopo le vittorie con Grecia, Costa d'Avorio, Giappone e soprattutto Uruguay, è grande l'entusiasmo attorno alla nazionale colombiana. E a Bogotà c'è chi festeggia come se avesse già vinto il mondiale. Viene seguita molto, molto. Anzitutto l'ho visto anche con i miei amici, con i miei parenti che mi mandano fotografie, mi mandano delle feste. Addirittura lo posso anche dire a tutti voi che sembrava quando ha vinto con l'Uruguay, sembrava già aver vinto veramente il mondiale. Ora nel mirino dei Cafeteros ci sono i padroni di casa del Brasile e chissà che non possa accadere l'imponderabile. Me lo auguro veramente di cuore che la Colombia possa vincere. Guarda, come con nazionale è vero, è la gioia più grande, no? Che possa vincere, però sappiamo benissimo che ci sono tanti mesi che probabilmente possono succedere, però siamo fiduciosi, fiduciosi. E allora, se sognare non è vietato, forza Colombia! Fuerza Colombia, no, fuerza, fuerza, fuerza.